La tradizione, tradizione biblica, incominciando da Abramo, padre di tutte le religioni monoteiste, no? a cui Dio chiede di sacrificare suo figlio. Isacco, i due si avvicinano alla montagna, la salgono, Isacco a un certo punto dice ma qui abbiamo il fuoco, abbiamo la legna, non abbiamo il capretto. E Abramo dice Dio provvederà al capretto. Se arriva sull'ara, su Abramo mette il suo figlioletto su, su, sull'altare e alza il braccio col coltello per sacrificarlo a Dio. Dopodiché Dio gli ferma il braccio e, e tutto, finisce bene, tutto finisce bene. Però il messaggio è molto importante. Eh? Non si deve dire come buono Dio che ha fermato il braccio. Eh? Bisogna dire come è tremendo Dio che vuole sacrifici umani, questo bisogna dire. Ma è interessante questo, ce lo fa notare molto bene Kierkegaard, dice se tu vuoi accedere al sacro, lui dice al religioso, ed effettivamente si può anche dire benissimo il religioso dal momento che abbiamo stabilito che la religione non è altro che il luogo in cui si recinge il sacro, se tu vuoi eh, arrivare al sacro devi oltrepassare qualsiasi regola persino le regole etiche, persino il supremo comandamento che dice non uccidere. Neppure le regole di Dio devono essere osservate se, puoi se vuoi arrivare a Dio. Dio è al di là di ogni regola, Dio è al di là di ogni etica, il sacro è al di là di ogni norma, di ogni comandamento. E se stai nelle regole, se stai nelle norme, se stai nei comandamenti, al sacro non ci arriverai mai per arrivare al religioso. Bisogna oltrepassare l'etico. Neppure l'etica è all'altezza di Dio, assumendo Dio come parafrasi del sacro. Dopodiché, sarebbe interessante vedere se osservando i comandamenti stando ai precetti della Chiesa, comportandosi bene, sia dalle parti di Dio, io dico che sia dalle parti degli uomini quando si fa così, perché per andare dalle parti di Dio bisogna trasgredire completamente ogni norma, ogni regola. Probabilmente in ogni omicidio, in ogni violenza, lì comincia ad annunciarsi il Sacro e la Divinità. Ecco, questi sono un po' gli sfondi all'interno del quale va pensato il rapporto sacro-ragione, sacro-umanità. Anche quando Dio dà i comandamenti a Mosè, gli dice: stai attento, nasconditi dietro il cespuglio, perché nessuno può guardarmi in faccia e sopravvivere, solo quando me ne sarò andato di spalle mi riconoscerai dalle orme perché con Dio non c'è il faccia a faccia, non puoi avere un faccia a faccia con Dio. Champé, che è un poeta francese ebreo morto qualche anno fa, commentando questo passo di Mosè, dice effettivamente con Dio non si può avere il faccia a faccia perché tutte le facce sono sue, non ne ha una. Tutte le facce sono sue, è lo stesso discorso che faceva Eraclito. Il Dio è giorno e notte, inverno e estate, sazietà e fame. Il Dio non tiene mai l'identità. Tutti gli dei, se ci fate caso, si concedono a tutte le metamorfosi. Zeus diventa fulmine, diventa toro, diventa pastorello, diventa di volta in volta una cosa diversa, perché il Dio non sta al principio di identità e di non contraddizione antecede le regole della ragione, se no che Dio è. Anche il Dio cristiano, di cui si dice che è onnipotente, in questo attributo c'è la metamorfosi continua, dire che Dio può fare ciò che vuole, vuol dire che può fare sia il bene sia il male, vuol dire che può essere una cosa anche l'altra. Onnipotenza vuol dire questo, se no che cosa vuol dire onnipotenza? Onni vuol dire tutto, Dio può fare tutto. E quindi la regola, chiedere a Dio la regola, Chiedere a Dio la condotta, chiedere a Dio la giustizia, chiedere a Dio la misericordia vuol dire non conoscere Dio. Non conoscere Dio. Non conoscere Dio. Gli ebrei per, per nome di Dio hanno questa parola, Yahweh, che noi pronunciamo Yahweh ma non c'entra niente che è un gruppo di parole, di consonanti, che tu non puoi pronunciare. Non le puoi pronunciare. Non so se qui c'è qualche ebreo che conosce bene queste cose, non puoi pronunciare il nome Yahweh. Quando il, terzo il secondo o il terzo comandamento dice eh, non nominare il nome di Dio in vano, eh, a proposito dei comandamenti, beh, stare. non nominare il nome di Dio in vano non è un ordine, è una constatazione non nominerai, non lo puoi nominare, non ce la fai con la tua gola. La tua parola, la parola è parola umana, non è mai parola divina. È impronunciabile Dio. Non c'è una parola di Dio. Perché la parola di Dio, per essere la parola di Dio, dovrebbe essere pronunciata nella modalità, possiamo dire, razionale, visto che gli uomini capiscono solo le parole razionali definite, che hanno una conseguenza logica, eccetera. Qual è la parola di Dio? Dio parla tutte le parole, Dio li confonde tutte le parole, Dio mescola tutti i ragionamenti, Dio è al di là di tutte le operazioni di giustizia, di verità, di definizione, di esattezza. Stiamo attenti alla parola di Dio, la parola è solo dell'uomo, non è di Dio. Dopo, 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 dopo. Oh, no. eh, Dio non sta neppure alle regole di giustizia quando Giobbe no? Quando Giobbe chiede a Dio giustizia. Io sono un uomo giusto, dice Giobbe. E qui mi sono ammalato di lebbra, i miei figli se ne sono andati, mia moglie pure. Gli amici quando vengono a trovarmi mi colpevolizzano, il bestiame è morto, non ho più niente. E io sono un uomo giusto, me l'hai sempre riconosciuto, il più giusto degli uomini. Adesso rendimi conto, rendimi conto. Della... Vi do due letture qui. Una di Jung che dice in quel bellissimo libro risposta a Giobbe, l'uomo è la coscienza di Dio. Dio non ha coscienza. Perché la coscienza è un fattore umano. E anche nella logica del padre e del figlio, il figlio è il logos, non il padre. Dio è al di là della coscienza, al di là del logos, al di là della giustizia, al di là della regola, al di là della consapevolezza. È Giobbe la coscienza di Dio, dice opportunamente Jung, perché Dio è prima della coscienza. Un Dio onnipotente, un Dio onnisciente che si fa tentare dal diavolo il quale gli dice metti alla prova Giobbe, è un Dio che è onnisciente oppure non sa se, al punto da mettere alla prova Giobbe, se Giobbe è un uomo giusto oppure no, se è onnisciente lo sa già, se lo mette alla prova non lo sa ancora. Ma è interessante questo: non capiremo niente di Dio e non saremo mai all'altezza di Dio finché Dio lo includiamo nei nostri ragionamenti, finché assegniamo a Dio volti umani. Non è più Dio quel Dio lì, Dio è prima dell'umano. Dio non sta né alle regole della ragione né a quelle di giustizia né a quelle di misericordia. Non fa neanche il giudizio universale: come fa a fare il giudizio universale se non ha regole, se è prima di ogni ordine? Così almeno si presenta il Dio biblico. E eh, dopo che poi arrivano gli amici di Giobbe e cominciano a farlo ragionare, dicono: Vedi, se sei ridotto così, qualcosa devi aver fatto. No? Cioè, questo agganciare la sofferenza alla colpa, per trovare una spiegazione. E qui vorrei che loro insistessero in una riflessione: agganciare la sofferenza alla colpa produce una soddisfazione di natura razionale, perché gli uomini si acquietano nella spiegazione. Quando una cosa è spiegata, l'uomo prova quiete, trova una ragione. Ma quando la cosa è inspiegabile, c'è sofferenza, c'è angoscia, c'è inquietudine della mente. Quindi questi amici che gli vanno a dire... Eh, Beh, se sei ammalato vuol dire che sei colpevole. È vero che innescono il concetto cristiano che la sofferenza è sempre causa di qualche colpa remota e che viene interiorizzata poi anche da noi. Anche da noi viene interiorizzata la malattia come colpa. Chiunque poi è colpito da una malattia seria si domanda sempre perché proprio a me, vuole trovare anche lì una spiegazione per rallentare l'inquietudine della mente. Questo vi fa dire che la spiegazione è evento umano per trovare quiete, il principio di causalità è strumento della ragione per trovare quiete, per uscire dallo stato d'angoscia e di inquietudine che l'angoscia determina. In qualche modo gli amici che dicono a Giobbe «pensa alla tua vita e vedi un po' se alle tue spalle non c'è una colpa» tentano la procedura umana della spiegazione che non è la procedura di Dio. Finché a un certo punto uh, Dio risponde ad Adamo e gli dice, ma scusa, che domande mi stai facendo tu? Mi stai chiedendo che fino hanno fatto i tuoi buoi, le tue mucche, i tuoi amici, tua moglie, i tuoi figli, le tue ricchezze? Che domande fai? Ma a chi, ti rendi conto a chi stai parlando? Dove eri tu, tu Giobbe? Dove eri tu? Quando io mettevo la terra sui suoi pilastri, quando riempivo il cielo di stelle, quando popolavo le acque marine di pesci e le arie celeste di uccelli, dove eri tu? E mi fai queste domande che ti è scappata la moglie. Che... Cioè la sproporzione. Non c'è proporzione tra l'uomo e Dio. Non c'è proporzione tra uomo e Dio, non si parla con Dio di vicende umane. Leggetele quelle due colonne che stanno alla fine della risposta a Giobbe, perché di solito quando vi raccontano Giobbe ve le raccontano solo per dire la pazienza di Giobbe, sa con la pazienza come va avanti il mondo. No? La pazienza è la disposizione perché i potenti possono fare quello che vogliono, gli altri hanno pazienza. No, non è la pazienza il messaggio. La, il messaggio di Giobbe è: il può l'uomo fare domande a Dio? Non può l'uomo rivolgersi a Dio perché? per le ragioni per cui si rivolge a Giobbe, non c'è una sproporzione tra l'uomo e Dio, vogliamo tenere ferma questa sproporzione? Vogliamo dire che gli dèi abitano in un mondo separato? Vogliamo dire che tra uomini e dèi non c'è commercio? Queste cose, eh, se vogliamo avere un certo rispetto del sacro, e nei confronti del sacro dobbiamo avere un certo rispetto, perché il sacro che non viene rispettato invade, come Dioniso invade Tebe e distrugge la città. Stiamo attenti. Vi ho raccontato in chiave religiosa che cos'è il sacro, ma poi adesso fate voi la traduzione in chiave psicopatologica, con la follia che abbiamo dentro, che è divina. Dice Platone: I beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino, ed è lui già a mettere assieme le due cose. E quando uno impreda in preda alla divina follia, parla con entusiasmo. Entusiasmo è una parola greca che vuol dire enseos, dentro di te c'è il Dio. I poeti sono entusiasti, cioè non parlano loro, ma parla il Dio che è in loro, enseos. Pindaro dice, io sono il profeta di un Dio profeta è parola greca, non ebraica, profate parlo al posto di. Io sono il portavoce del Dio che mi abita. Il mio privilegio è che il Dio mi abita. Anche Socrate parlava abita abitato da un demone, no? Gli uomini non dicono cose interessanti, o sono abitati di un Dio, da un Dio e il Dio parla, o se no si sentono le solite cose. Bisogna che ci sia un Dio, un Dio che parli. E Cosa significa questo? È necessario che un nucleo di follia prenda parola, ci assuma come suoi portavoci e allora a questo punto nasce un discorso che la povertà del nostro linguaggio definirebbe interessante, ma è appunto la povertà del nostro linguaggio. Cosa succede a questo punto? Succede che con l'avvento del cristianesimo noi abbiamo perso le orme del sacro. Abbiamo perso, c'è ancora un, bel, un, un bello scenario di sacralità in occasione del, dell'ultima cena, del tradimento, dei discepoli che dormono mentre Cristo si prepara alla sua crocefissione, allontana da me questo calice, flagellazione, spine, cadute, croce, crocefissione, lancia nel petto, abba abba, per, mio Dio perché mi hai abbandonato. C'è tutto questo scenario sacrale. Però ormai è una sacralità desacralizzata. Una sacralità desacralizzata perché il cristianesimo, unica religione nel mondo, abolisce il sacro. Sacro vuol dire separato. Con l'incarnazione di Cristo Dio diventa uomo. Non è più separato. Non è più separato. Per effetto del farsi uomo di Dio, anche il volto di Dio diventa buono. Tutto quel tremendum che c'era nella tradizione giudaica non compare più nella tradizione cristiana. Dio diventa padre. La religione del focolare, no? dove tutto è tranquillo. Padre, la madre, il figlio. E comincia questa, questa bontà cristiana. Questa bontà cristiana dove c'è un Dio misericordioso, dove anche la categoria del giudizio universale, ci sarà un giudizio universale e il Dio cristiano lo fa davvero giudizio universale, per cui dovete avere paura a morire, perché il Dio cristiano ha usato, si è immischiato con le regole umane, quindi ha acquisito giudizio, può farlo, è l'unico Dio che può fare il giudizio universale, gli altri dei non lo fanno, perché ha acquisito categorie umane. E quindi è giudice, però è anche misericordioso. E abbiamo, attenzione bene, tolto al sacro la sua ambivalenza di benefico malefico. Il cristianesimo ha fatto questa operazione, ha tolto al sacro l'ambivalenza, la contemporaneità del bene e del male. Dio è diventato tutto buono e il male è stato assegnato al suo antagonista, Satan, che vuol dire l'avversario. Che diventa il male, bene e male. E qui abbiamo rotto il sacro, perché diceva Eraclito: Dio è eh, inverno-estate, eh, sazietà e fame, pace e guerra, bene e male. Qui abbiamo la scissione. La scissione del bene e del male eh, ha determinato, mm, dunque, il male naturalmente, il male è diventata. È diventato il simbolo della grecità, no? Tutta la grecità è stata scaraventata in inferno, è rappresentata nel demonio che ha l'iconografia di Pan, dio dello stupro, della sessualità, della violenza, dell'orgia, no? È diventato il diavolo. Quindi i cristiani hanno capito subito che la possibilità di un'egemonia del cristianesimo doveva coincidere con l'estinzione della grecità avevano capito subito che eh, quanto la mitologia greca aveva messo in circolazione doveva diventare il demoniaco, l'antitesi, l'antitesi, perché altrimenti il loro Dio non stava in piedi. E il Dio cristiano è un Dio tutto buono, perché a farsi carico del male è il diavolo. È il diavolo. È il diavolo. Dopodiché eh, nasce una teologia eh, che eh, praticamente col sacro non ha più niente a che fare, perché quando tu scindi, perché il sacro è terrificante? Perché è benefico e malefico, perché è più forte dell'uomo, perché quando invade sconvolge. Ecco. E eh, nasce una umanità regolata dalla differenza tra il bene e il male, con pratiche di perfezione. Tutto l'ascetismo cristiano per realizzare il massimo bene, con esorcismo del male relegato alla tentazione e con consegna della libertà all'uomo in modo da togliere a Dio la responsabilità del male. Dio è buono, l'uomo è libero, è lì in mezzo tra il bene e il male. Se si rivolge a Dio, è buono se cede alle tentazioni demoniache è male. Allora tutto quanto accade di male è un dono di Dio, perché concedate uomo la libertà di fare il male. La responsabilità del male è dell'uomo, non di Dio, perché Dio è assolutamente buono. La responsabilità del male è dell'uomo che cede alla tentazione del demoniaco. Cioè nel mondo il male è opera dell'uomo. La separazione di bene e male, che nel sacro sono fusi e confusi, la separazione fa sì che Dio è l'assoluta bontà. Naturalmente il diavolo è l'assoluta mal malvagità e il male che accade nel mondo è evento umano perché gli uomini cedono al richiamo diabolico. Per cui l'uomo nella cristianità... Vive naturalmente come responsabile del male e naturalmente come colpevole. Abbiamo perso la gioia greca, l'espansione della vita, la libertà dell'espressione e incomincia la cultura della colpa perché l'uomo è responsabile dei mali del mondo. Del, male del mondo. Questo ha dei risvolti psicologici notevolissimi. Per reperire i quali invito a leggere di Jung eh, due libri eh, raccolti in un libro, Psicologia e Religione, uno sul dogma della Trinità e l'altro sul rito della Messa. Cosa c'entrano queste cose con quello che dicono? Lo vedrete quando andrete a leggere queste cose. Nasce allora una cultura dove il bene e il male sono tra di loro separati e la responsabilità del male rimane nelle mani dell'uomo per far salvo la positività di Dio. E a questo punto il sacro se lo deve reggere l'uomo da solo. Se lo deve reggere l'uomo da solo. Cioè la custodia della sacralità, che era un'operazione che le religioni compivano sapendo che il Dio è buono e cattivo, sapendo che l'irruzione del sacro era devastante per la città, perciò gli delimitavano lo spazio, perciò gli contenevano il tempo, perciò mettevano dei sacerdoti a custodia di questi recinti. Adesso invece in un contesto di religiosità buona, di religiosità amabile, eh, la follia, chi la gestisce? Non abbiamo più riti per la, per, per la gestione della follia. Non abbiamo più pratiche religiose, non abbiamo più interpreti della follia. E questa desacralizzazione del sacro, determinato proprio dal farsi uomo da parte di Dio, ha messo in scena tutti gli scenari scientifici, attenzione bene, scenari scientifici che si chiamano psichiatria, psicologia, psicanalisi, che vengono dopo la demonologia. Come si faceva quella della pazzia una volta? Con pratiche religiose. Gli esorcisti erano, sono ancora tuttora i conoscitori del sacro, gli unici. Gli unici conoscitori del sacro, conoscitori che va bene nel linguaggio ecclesiastico si chiama demoniaco, ma loro sanno, loro sanno per davvero. E allora eh, succede questa scientificizzazione della follia. Scientificizzazione della follia, nella forma della psichiatria, della psicologia, della psicanalisi, della psicoterapia, tutto quello che è psichico, naturalmente con delle differenze molto radicali, ma però questo scenario scientifico, il cui compito è sostanzialmente di attutire, non di liberare, di attutire la componente folle che c'è in noi. Cosa fa un intervento psichiatrico? Attutisce. Cosa fa un ansiolitico? Attutisce. Non libera. La domanda è: l'uomo non è chiamato anche a liberarla la follia, non è chiamato anche ad esprimere la follia? Non è che, smettiamo di essere, non è che diventiamo tutti ordinati e non riusciamo più a essere creativi proprio perché attutiamo? Non è necessario che riemerga una dimensione folle, la quale può riemergere o a livello comunitario o a livello individuale. Non è che bisogna imparare la gestione tra l'aprire, il socchiudere più che aprire certe porte affinché qualcosa fuoriesca e le regole della ragione riprendano quote e animazione affinché qualcosa di nuovo accada in questo mondo e non solo la ripetizione. Dove le uniche novità sono gli accadimenti tecnici, gli sviluppi, le, le nuove generazioni delle cose. Non è che l'uomo può rinnovarsi proprio liberandola un po' la follia. Tu hai bisogno di entrare in contatto con la sacralità. Che non è certo andare alle nostre messe dove non c'è più niente di terrorizzante, non c'è più niente di inquietante, ci sono parole solo di consegna di speranza e di quiete, ecco il cristianesimo è una regione che per essere diventata troppo buona non ci salvaguarda più dalla violenza del sacro